Pronti a breve i bandi per la concessione di 10 immobili pubblici tra fari e stazioni semaforiche da riqualificare in chiave turistica. Nel resto d'Italia progetti del genere hanno portato investimenti e molti posti di lavoro. Stefano Fioretti. I primi 24 che abbiamo già aggiudicato a imprenditori hanno prodotto 17 milioni di investimento, quindi 60 milioni di impatto complessivo e 300 nuovi posti di lavoro. Numeri relativi al business generato nel resto d'Italia da un'iniziativa che si spera di ripetere ora in Sardegna. Entro l'anno saranno pronti i bandi di gara per la concessione di 10 immobili pubblici tra fari e stazioni semaforiche dismessi e da riqualificare. Partiamo quindi da una condizione attuale di degrado e di inutilizzo di questi immobili ed una futura opportunità per tanti giovani di valorizzazione al fine di creare lavoro e reddito. Porterà imprenditori a investire in queste strutture per farle rivivere con progetti di qualità che dovranno ovviamente rispettare i vincoli ambientali e paesaggistici. E al massimo di 50 anni la durata delle locazioni per il riutilizzo a finalità turistico-ricettive, viste le zone dove si trovano i siti dalla Maddalena Palau, da Sant'Antioco all'Isola della Sinara, passando per Arzachena, Golfo Aranci e Santa Teresa. I comuni saranno chiamati a individuare le migliori modalità di utilizzo allo scopo di integrare queste strutture nelle politiche di promozione territoriale. L'accordo tecnico-politico Demanio-Regione prevede inoltre l'adesione al progetto Cammini e Percorsi per il recupero degli immobili pubblici prossimi ai percorsi ciclopedonali e ai cammini religiosi. Saranno trasformate in servizi di accoglienza e assistenza per camminatori amanti della bicicletta, cioè amanti di quel turismo lento che è in grande espansione in tutto il paese.